Una mattonella essenziale su sfondo totalmente bianco che rimanda al gusto classico e in cui domina Dioniso, la divinità della vite e del vino dell'Olimpo greco. È stata svelata nel secondo giorno di Benvenuto Brunello la piastrella celebrativa della vendemmia 2022, a firmarla quest'anno Brunello Cucinelli, lo stilista del cashmere, simbolo del Made in Italy in tutto il mondo, un po' come il Brunello di Montalcino. L'atmosfera è magnifica, speciale. La cultura di questi luoghi, la cultura del Rinascimento, la cultura dell'Italia. Nel Rinascimento eravamo, diciamo, in qualche maniera considerati al mondo gli equilibratori del mondo. Possiamo tornare ad esserlo. Eravamo mediatori dell'umanità, no? Questa idea di lavorare, vivere in equilibrio con il creato, perché se tu arrivi qui a Montalcino, vedi come vi è equilibrio fra la terra e il creato, rispetto, è bellissimo, avete la fortuna, certo, tutto fa, no? Però anche come lo custodite è qualcosa di molto speciale. Io ho sempre pensato che noi ci dobbiamo sentire custodi pro tempore del creato, no? E questo mi pare che ci lega moltissimo. Poi voi fate questo, siete riusciti a fare questo magnifico vino, a dare quest'impronta molto molto speciale. Opera Laboratori, che gestisce diversi siti culturali in tutta Italia, tra cui il Museo Civico e Diocesano, il Tempio del Brunello e l'Abbazia di Sant'Antimo a Montalcino, darà 600 euro netti a tutti i dipendenti come sostegno e vicinanza alle loro famiglie in questo momento di difficoltà. È questo, lo chiediamo a Brunello Cucinelli, il nuovo umanesimo? Ma io credo che dobbiamo curare attentamente chi lavora e chi fa certi lavori. Noi siamo manufatturieri al mondo e noi abbiamo di far sì che il lavoro torni ad avere dignità morale ed economica, specialmente proprio, posso dire anche dell'operaio, perché un giovane a 23 anni, una ragazza che deve fare l'operaia, dovrebbe avere un luogo di lavoro, se può, leggermente migliore, un salario leggermente migliore e forse anche se fosse considerata un'anima pensante potrebbe essere ancora qualcosa in più. Abbiamo bisogno di ritrovare un equilibrio nel lavoro. Grazie a voi. Grazie. Grazie.